sito del governo per celebrare insieme la 37esima giornata internazionale contro la droga, contro le dipendenze. L'ONU ogni anno mette l'accento su qualcosa in particolare. Quest'anno l'ha voluta mettere sulla parola prevenzione, ma stasera ne aggiungiamo un'altra. Aggiungiamo la parola vicinanza, perché dalle vostre testimonianze, ragazzi, genitori, operatori, viene fuori una cosa che accomuna tutti, che da soli non ce la si fa. E allora in questo grande abbraccio di questa piazza, dove ci siamo tutti insieme, siamo a ricordarci che c'è la droga, che ci sono le altre dipendenze, che ci sono milioni di persone coinvolte in tutto questo. Ma nessuno meglio di voi sa che una persona non è soltanto una persona. Ogni persona che forma quei milioni si tira con sé un tessuto, che sia sociale, che sia familiare, che sia affettivo. Quindi ogni persona ha con sé, in quel suo inferno, ma anche in quella sua rinascita, tante persone. Noi siamo per essere insieme questa sera, perché con noi ci sono le persone che sono fortunate tra questi milioni, perché sono già incamminate verso un sentiero di recupero, verso la definitiva lasciata di questo tunnel verso una luce. Cominciamo subito da Erika. Erika, prego, benvenuta. Erika, non ti emozionare. Io ho letto la tua testimonianza ed è stupenda come tutte le altre, e portaci tu dalle tue insicurezze a quello che hai trovato. C'erano notti difficili per me. Mi facevo piccola nel mio letto. Non so perché io abbia iniziato. Forse per troppa insicurezza. Forse perché in balia di quello che mi stava intorno non riuscivo o non volevo capire. Una cosa è certa, era mia la colpa. Io mi chiamo Erika e adesso ho 26 anni. Quella sera fu così tosto ammettere la mia situazione di tossicodipendenza. Chiedere aiuto non è stato così facile come potrebbe sembrare. Ad oggi non mi sento miracolata, ma credo soltanto di avere scoperto che ci sono dei luoghi come la comunità e soprattutto delle persone che non vogliono cambiarmi, ma vogliono indirizzarmi in alcune scelte. Posso dire che come percorso di crescita la comunità è dura, ma molto lentamente mi sta cambiando totalmente la vita. Piccoli abbracci, piccole carezze, scelte importanti. Non le avevo mai vissute, non le avevo mai volute vivere. Ad oggi mi sento di ringraziare la mia famiglia, che non mi ha mai abbandonata, la comunità per avermi ascoltata ed accolta, ma soprattutto sono orgogliosa di me stessa per tutto quello che ho affrontato e per tutto quello che sto affrontando, sempre a testa alta. Posso farcela, ma non da sola. Posso farcela, ma non da sola. Proiettato su Palazzo Chigi la tua frase, Erika, per darti questo abbraccio. Quindi dall'insicurezza ai piccoli passi, Giorgia, tu stai sperimentando, prego, grazie, un cuore che si ricompone. Sì, mi chiamo Giorgia, ho 28 anni e sono laureata in medicina veterinaria. Sono dipendente da eroina e cocaina. Sono assistente da 50 giorni e mi trovo in comunità. La mia malattia è iniziata a 14 anni con le droghe leggere per arrivare fino ad oggi. Purtroppo ho imparato a crescere con le droghe, convivendoci giorno dopo giorno. Ho represso le mie emozioni per non sentire i miei pensieri e le mie difficoltà. Ero quella ragazza incapace di aprirsi liberamente di fronte alla vita, costantemente giudicata da me stessa, anche quando nessuno mi guardava. Giorno dopo giorno la sostanza mi ha distrutta, mi ha catturato, mi ha comprata totalmente. È una approfittatrice, maestra dell'inganno, tanto da farmi sprofondare nel baratro più totale. Ho perso il lavoro, gli amici e gli affetti e con la poca forza di volontà che mi era rimasta ho chiesto aiuto. Quando ti droghi, una parte di te scompare e si fanno spazio una serie di stati d'animo che si mettono in fila indiana
e ti destabilizzano tutto. Ma in comunità, senza accorgerti, nasce qualcosa in te e piano piano la fiducia riprende a fiorire, anche se i giorni non sono sempre facili. Il cuore si ricompone, ma ciò che è stato continua a diventare un ricordo a cui penserai, ma con la consapevolezza di essertelo perdonato. Credo che non c'è un modo per guarire, non c'è un tempo per rinascere, ma c'è un percorso da seguire, un percorso tuo, unico, irripetibile, insieme ad altri che ti consigliano e vogliono la tua felicità, un percorso che è dentro di te. Se è vero che prima o poi tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso, consapevole che una volta che avrò varcato la soglia della comunità, per riprendere a lavorare e ritornare alla mia casa, inizierà un viaggio di cura per la vita. Grazie. Grazie Giorgia, la tua frase è quella che hai già pronunciato, la vogliamo pronunciare insieme. Droga, maestra dell'inganno. Matteo, tu che hai scoperto il potere delle relazioni, ma anche della fatica dello sport per guarire. Mi chiamo Matteo, ho 26 anni e sono un alcolista cocainomane dipendente da cannabis, astinente da 1374 giorni. Il mio viaggio verso la rinascita è iniziato con un passo cruciale: ammettere di avere un problema e chiedere aiuto. Questa consapevolezza ha aperto la porta verso una nuova vita. La chiave del mio percorso è stata la relazione umana. Il supporto del mio terapeuta, dei collaboratori e degli altri ragazzi dei gruppi è stato fondamentale. Non è stato facile. Ho avuto una ricaduta, un momento buio che è diventato il mio punto di svolta. Da allora ogni giorno è una vittoria. La fatica è una costante nel mio cammino. Senza fatica non ci sono stimoli per la vita. Ogni sforzo, ogni passo doloroso è come scalare una montagna che, alla fine, regala la vista più bella. Lo sport è stato cruciale, è la mia valvola di sfogo, il mio modo per canalizzare energia ed emozioni. Attraverso lo sport ho migliorato la fiducia in me stesso e ho trovato un equilibrio che pensavo perduto. Oggi guardo indietro e ringrazio la mia dipendenza. Senza di essa non sarei la persona che sono. Questo percorso mi sta rendendo migliore, più forte, più consapevole. Nessuno si salva da solo. È nella relazione con gli altri che troviamo la forza per combattere e vincere. E allora nessuno si salva da solo, Matteo. Queste frasi le dovete guardare, perché sono la vostra vita, quello che avete detto voi, che siete quelli che avete rovesciato la clessidra e ogni giorno vi rincamminate su questo percorso verso la libertà, verso quella unicità di cui parlavate. Alessandro, tocca a te e mi raccomando, nessuno che provi a spegnere il tuo sorriso, e spiegaci il perché. Buonasera a tutti, grazie di essere questa sera qui. Io oggi sono Alessandro, ho 43 anni, ho finito il mio percorso in comunità ormai da 5 e voglio portare la mia testimonianza raccontando questo aneddoto. E l'altro giorno il mio datore di lavoro mi ha fermato dicendomi: da dov'è che viene tutta questa tua positività, questa voglia di sorridere sempre e comunque a tutto? E lì mi è venuto da pensare: provaci tu a buttare 12 anni della vita tua, gli anni più belli, quelli dove credi che tutto sia possibile, e ritrovarti quasi, direi, a un passo dalla morte. E per fortuna poi cosa succede? Succede che grazie all'aiuto di mia moglie sono entrato in comunità, perché tanto ormai o quello o la morte. In comunità ho deciso di fare due cose: fidarmi ed affidarmi. E passo dopo passo, pian piano, con molta fatica ogni giorno, sono riuscito ad andare avanti. O comunque avrei fatto una brutta fine. Così ho iniziato a seguire consigli, ad aprirmi, a ritrovare il piacere di stare con gli altri. E ho capito quanto è bello guardare in faccia la vita senza aver bisogno di sostanze.
Per quest'oggi sorrido alla vita e ai problemi di ogni giorno. Nonostante tutto, so quanto sia bella la vita libera da droghe. Grazie Alessandro. La vita è bella senza le droghe. Vediamola. Questa sera un amico poeta, sapendo che c'era questa serata, mi ha ricordato delle cose scritte da Baudelaire sulla droga e diceva, vedo Antonella, la mamma che annuisce, che se uno Stato vuole rendere sudditi i propri cittadini ha uno strumento per farlo, liberalizzare le droghe, perché quelle ammalano non solo i muscoli ma ammalano la libertà. E allora sentiamo la testimonianza di Antonio, se qualcuno ancora crede che ci sia differenza tra le droghe pesanti e leggere. Prego Antonio. Buonasera a tutti, io mi chiamo Antonio e mai avrei pensato di ritrovarmi oggi qui a parlare. Parto da quando la mia vita era perfetta, ero molto fiero di me e rendevo fiera la mia famiglia, con gli ottimi risultati che avevo nello sport e nella scuola. Ma la cannabis d'un tratto e il mondo che la circonda ha fatto sgretolare tutto, mi ha fatto diventare una persona insensibile ed attaccata solo alle cose materiali. Ho perso il dialogo e l'intimità con la mia famiglia, vivevo senza limiti, sentendomi onnipotente, fino a quando non ho più avuto il controllo su di me e sulla mia dipendenza. Il limite fortunatamente mi è stato posto dall'esterno il giorno che venne arrestato e lì vidi il volto di mia madre in lacrime e la faccia di mio padre deluso ed arrabbiato da un figlio che poteva avere tutto ma ha scelto di non avere niente. L'arrivo in carcere l'ho sentito come il capolina, ero vuoto e solo, ma in questo momento difficile la comunità incontro con il servizio pubblico del SERD ha accelerato i tempi del mio ingresso in comunità e così sono passato da un luogo chiuso a un luogo sano e caldo e in mezzo alla natura, dove sto riscoprendo i valori della vita e la bellezza nelle piccole cose. E all'interno della comunità ho la responsabilità dell'isola, dove prendendomi cura degli animali ho imparato a prendermi cura di me stesso e degli altri. Questo sta favorendo il recupero del rapporto con la mia famiglia e dove prima c'erano lacrime e delusione, ora ci sono tanti sorrisi e speranze. La comunità mi ha permesso di riniziare a sognare, cosa che può sembrare banale, ma non lo è affatto. Ora sogno la felicità con le persone che mi vogliono bene realmente. La droga è una strega. Grazie Antonio. L'avete già visto, ha bisogno di poche presentazioni perché da qualche anno si sa che è salentino e ha dichiarato guerra ai clan della capitale, ha messo su un luogo di rinascita in un posto dove c'era un bene confiscato alla mala, alla banda della Magliana, va in giro con un furgone incredibile dove illumina le periferie e non soltanto in modo simbolico, nel senso che ci sono dei fari come questi quando arriva lui, con dei megafoni molto più potenti dei nostri microfoni, e ha fatto l'operaio prima di essere sacerdote, è un fan non della bella vita ma della vita bella. Don Antonio Coluccia. Buonasera a tutti, ringrazio questo governo che ha avuto il coraggio di ascoltare queste storie, questi volti, sono persone e sono persone che hanno a cuore la loro vita e purtroppo sono persone che, lo dico in termini religiosi, sono stati schiodati dalla croce, schiodati dalla croce. Allora i miei occhi vedono, le mie mani toccano, non solo in questa città, alcune piazze di spaccio dove i clan
detengono l'assoggettamento del territorio, dove c'è un welfare criminale, questo narcotraffico della droga. Ma noi guardiamo alla vita e guardiamo con gli occhi della speranza, ma una speranza organizzata. Grazie a voi, con questa giornata ringrazio la Presidente del Consiglio e ringrazio il Sottosegretario della Presidenza e tutti i ministri che sono qui presenti di ogni ordine e grado, senatori e deputati, di questa Italia, che vuole riscattare la vita di questi ragazzi, perché stiamo celebrando oggi la risurrezione della vita. Perché io che li ho visti morti per terra nella nostra capitale qualche mese fa, a Quarticciolo, via Manfredonia, un ragazzo ha ingerito degli ovuli, è morto lì, nella totale indifferenza. Non bisogna normalizzare ciò che accade, ma bisogna reagire, agire sempre. Come? La droga. Vogliamo dire a quanti oggi credono che la liberazione delle sostanze stupefacenti porta la società ad essere più bella, diversa. Se celebriamo la legalizzazione, stiamo celebrando la morte della vita, quella vita che dono, che ci è stata donata e che ne siamo responsabili. Pertanto concludo dicendo che la vita è stupefacente, non la sostanza. Per cui sì, non sì alla bella vita. No, noi diciamo no alla bella vita, ma sì a una vita organizzata che ci abbia profumo di Costituzione e che già abbia anche profumo di Vangelo. Cari giovani, concludo con le frasi di Papa Francesco. Voi non avete prezzo, non siete all'asta, non lasciatevi comprare, sedurre, perché la sostanza compra, seduce, è un demone, schiavizza. Voi avete pagato, ma soprattutto penso ai volti delle vostre famiglie, di chi ha vissuto questo. E quelle ferite vanno cicatrizzate. Pertanto innamoratevi della libertà, non del libertinaggio, che Cristo offre ad ognuno di noi. Grazie. Grazie Don Antonio. E per Don Antonio la vita è stupefacente. Quei volti, Don Antonio, ce li abbiamo qui, i volti di quei genitori che un giorno sono stati in lacrime. Antonella. Antonella Della Torre è una mamma che ha attraversato quell'inferno, ma ora il cui cuore, mi pare di capire, è pieno di accoglienza e di gratitudine. Prego, Antonella. Grazie. Sono una mamma e quando arrivai in comunità ero in preda alla disperazione più totale. Avevo dovuto fare i conti con quanto di peggio ci potesse mai capitare nella vita. Scoprire di avere un figlio che si drogava. La droga aveva messo a soqquadro la mia vita, la mia famiglia e i miei affetti più cari. Bussando alla porta dell'associazione famiglie, venni accolta. Accoglienza non è uno slogan, non è una moda, ma è quanto di più prezioso possa ricevere un cuore in pena. Ripensando a quel momento, così drammatico per tutti noi, ricordo ancora, e mai le potrò dimenticare, le parole che ci furono dette, secondo cui nessun uomo è solo se ha la forza di alzare lo sguardo verso l'altro. Questa è la filosofia del progetto Uomo, che prevede la risalita, la rinascita, il riapproparsi della propria vita, attraverso un cambiamento consapevole, faticoso ma costante. Da un po' di tempo mio figlio è uscito da quella spirale e io ho provato e provo tuttora quel sentimento che si chiama gratitudine, tanto forte che mi ha spinto a rendere quanto di buono avevo ricevuto. E così ho deciso di restare in comunità come volontaria e come testimone della speranza. Dalla droga si può uscire. Le droghe sono catene. Grazie Antonella, diamo la parola ad un'altra mamma che anche lei si chiama Antonella, Antonella Cifolelli. E mi sono appuntata queste parole perché fino ad ora è uscito fuori perché ci vuole tanto coraggio e lei l'ha nominato nella sua testimonianza tante volte, il coraggio e la forza. Prego. Buonasera a tutti, io sono una mamma e voglio raccontarvi la mia esperienza in comunità, la esperienza dei genitori in comunità. Quando noi abbiamo preso coscienza della dipendenza dalle sostanze di nostro figlio, eravamo ormai già su un terreno minato.
ci siamo resi conto che era necessario un lavoro molto più profondo, ma soprattutto che da soli non ce l'avremmo mai potuta fare. Approdammo così in comunità, nostro figlio con le sue motivazioni e noi con un grande senso di impotenza e una profonda solitudine. Ci siamo fidati e affidati all'aiuto degli operatori che in quel momento ci hanno teso la mano. Raccolsi con entusiasmo l'invito a trascorrere in comunità la settimana dei genitori, la cosiddetta settimana dello spirito. Eravamo un gruppo molto eterogeneo, avevamo in comune solo l'aver vissuto l'esperienza dolorosa della droga che ti porta via un figlio. Quella fu una lente di ingrandimento nei nostri cuori. Riuscimmo ad infrangere quel guscio in cui c'eravamo rinchiusi. Decidemmo perciò di restare in contatto creando un gruppo di WhatsApp che chiamammo Il Coraggio dei Genitori, perché tali ci sentivamo, genitori coraggiosi che avevano affrontato le loro paure. Il secondo anno il gruppo di WhatsApp divenne la forza della vita, perché la comunità si era rivelata la nostra forza, che iniziava a colmare quel vuoto che ci portavamo dentro. Il terzo anno, nel 2023, mio figlio affrontava la fase non residenziale, si avvicinava alla fine del nostro programma e il gruppo dei genitori venne chiamato Insieme si può, perché ormai la speranza era la nostra certezza. Noi e i nostri ragazzi, insieme agli operatori e ai volontari della comunità, avevamo abbattuto quel muro dietro il quale ci eravamo nascosti. Insieme eravamo in grado di affrontare le nostre paure e insieme stavamo costruendo quel ponte fatto di sentimenti ed emozioni condivise, sul quale si cammina uniti, si impara a non vergognarsi e a cercare l'aiuto degli altri per sorreggersi reciprocamente. Un ponte che una volta usciti dal tunnel ci avrebbe riunito ai nostri figli e al mondo intero, perché come diceva Don Egidio, il fondatore della comunità Il Ponte, solo insieme si può, insieme è meglio. Grazie. Grazie Antonella, insieme si può, insieme è meglio, e credo che questo nessuno lo potrà sconfessare, e certamente non gli operatori che andremo a sentire adesso. Abbiamo ascoltato i ragazzi, abbiamo ascoltato i genitori e adesso è il tempo degli operatori. Massimiliano ci vuole lanciare anche un allarme, attenzione, e poi ce lo spiegherà meglio, alla normalizzazione culturale della droga. Prego Massimiliano. Buonasera a tutti, sono Massimiliano. Lavoro in comunità da quasi 30 anni, a contatto con giovani da 16 a 22 anni. Abbiamo questo target. La relazione è centrale nel sistema di assistenza. Più forte è il senso di accoglienza e di relazione, maggiore è la fiducia. Negli anni il disagio e la vulnerabilità dei giovani sono cambiati. L'età di prima assunzione si è abbassata sempre più. Lo dicono i dati, non lo dico io. I giovani sono interessati a diverse problematiche. Oggi è tutto molto più veloce, più alla portata di mano. Molti giovani arrivano in comunità dopo un uso massiccio di cannabis, proprio per la facilità di reperimento. Ma ultimamente stiamo vedendo un aumento dell'uso preoccupante del crack, anch'esso facilmente reperibile. Tutto questo intersecato a contesti di deprivazione sociale e anche familiari. La comunità terapeutica non deve essere intesa come ultima spiaggia, ma come un'opportunità anche preventiva e di prevenzione. Non bisogna per forza sempre toccare il fondo prima di inviare in comunità. Sono anche figli di genitori che a loro volta fanno o hanno fatto uso importante di sostanze, figli di questa normalizzazione culturale delle droghe. Noi operatori ed educatori cerchiamo di vedere l'unicità della persona nella sua complessità con un percorso che cerca di operare a 360 gradi. La rielaborazione del vissuto, il suo superamento, la progettazione del futuro, crediamo che passi anche attraverso attività ludico-sportive che definiscono un contesto di lavoro molto stimolante. Noi crediamo molto nel passare concetti attraverso l'esperienza, così anche come con le famiglie, facendovi fare la settimana tutti insieme. La motivazione e la perseveranza che spinge noi operatori a proseguire in questo lavoro, sicuramente non facile, è vedere la rinascita e la spinta a nuovi obiettivi dei molti ragazzi che seguiamo.
Il più grande orgoglio a distanza di tempo è vedere i nostri ragazzi diventare da problema a risorsa. Come diceva il nostro fondatore, che a distanza di più di 40 anni rimane presenza carismatica e insostituibile. Rinascere si può. Grazie Massimiliano. Rinascere si può. Ci hai ricordato i talenti, l'unicità della persona e quanto più questo vale per i minori, che stamattina in conferenza stampa qui che c'è stata a Palazzo Chigi, dove si è parlato dei dati, si è visto quanto si è abbassata pericolosamente l'età, e proprio l'accento sui minori metterà Martina, un'altra operatrice. Prego Martina, della tua esperienza. Buonasera a tutti, sono Martina e sono qui a rappresentare con grande onore una comunità dove sono nata e cresciuta, che è stata voluta con grande forza e coraggio oltre 60 anni fa. Parlo di coraggio perché in quegli anni il tossicodipendente era etichettato come un reietto, mentre oggi assistiamo ad un radicale cambiamento. Al centro c'è la persona come essere unico ed irripetibile e non più la patologia. Inoltre assistiamo ogni giorno ad un incremento della compresenza di un disturbo da uso di sostanza o comportamentale in compresenza con un disturbo psichico o psichiatrico. È sorprendente quindi che nel dibattito politico uno dei cavalli di battaglia sia quello della liberalizzazione delle droghe chiamate leggere. Per noi non esistono droghe leggere né droghe pesanti, non ci sono differenze, ma ci sono solamente droghe che distruggono vite e distruggono famiglie. Inoltre stiamo assistendo ad una pericolosa evoluzione delle dipendenze molto veloce, ed è preoccupante il fatto che chi parla di dipendenza non sia abituato a vedere in realtà gli effetti devastanti che le sostanze hanno sulla salute delle persone e su tutto ciò che li circonda. Assistiamo spesso inoltre a delle strategie di liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere, in particolare della cannabis. Queste sono tutte appunto studi che propongono i cannabinoidi come delle sostanze benefiche, ma in realtà vanno ad ignorare tutti gli studi scientifici che dimostrano quanto questa sostanza, considerata droga leggera, sia in realtà pericolosa. Un'altra cosa che ci preoccupa molto sono i minori. Assistiamo ad un abbassamento della soglia di età nell'approccio alle sostanze. Nella nostra comunità accogliamo sempre di più minori, liberi o con una misura alternativa, che iniziano ad approcciarsi al mondo delle sostanze proprio con la cannabis, talvolta già dai 10-11 anni. Però c'è una cosa ancora più pericolosa e dannosa della droga, che è la disinformazione. Cosa possiamo fare? Aumentare la consapevolezza del problema, facilitare il dialogo e la collaborazione, implementare sicuramente la prevenzione basata sulle evidenze scientifiche ed informare inoltre sulle buone prassi, andando a sostenere la cooperazione tra i vari soggetti partecipanti. È per questo che siamo chiamati Insieme per la Vita contro la Droga. Grazie. Grazie Martina. E allora tutti insieme noi ringraziamo intanto tutti i componenti del governo, i ministri, i sottosegretari, tutti i parlamentari che siete qui, tutte le persone, i ragazzi delle altre comunità, e insieme diciamo anche, lo presentiamo e diciamo grazie al governo, alla persona che lo rappresenta e che fortemente ha voluto l'appuntamento di questa sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di politiche antidroga, l'onorevole Alfredo Mantovano. Grazie Safiria, grazie a tutti i ragazzi, gli operatori, i genitori qui presenti questa sera. Un grazie particolare lo vorrei rivolgere ai miei colleghi di governo, al vicepresidente Tajani, a tutti i ministri, i viceministri e i sottosegretari, la cui presenza così numerosa questa sera testimonia anzitutto un fatto, che siamo passati dagli anni dell'indifferenza e dell'abbandono agli anni della compattezza, della decisione e dell'attenzione. Ma i pochi secondi che vorrei impiegare non li impiego rivolgendomi a chi oggi è in questa piazza. Vorrei rivolgermi a chi, avendo l'età
dei miei figli o forse dei miei nipoti, vive in totale solitudine, pur avendo a fianco fisicamente anche tante persone. Ma è quella solitudine che sembra che non ci sia nessuna via d'uscita, che non fa intravedere un percorso di luce e che porta ancora di più a nascondere l'angoscia quotidiana sotto la nebbia della sostanza. Ecco, io vorrei dire, se qualcuno di costoro ci ascolta questa sera, può essere, la solitudine si riempie non soltanto dalla dipendenza dalle droghe, ma anche dalla dipendenza dal web. Ecco, se stai seguendo il web, la tua strada non è quella dell'isolamento. Guarda i ragazzi che sono qui in questa piazza questa sera e che possono aver vissuto la tua stessa esperienza prima. Ce la stanno facendo, ce l'hanno fatta e quindi ce la puoi fare anche tu. Guarda i genitori, i tuoi genitori adesso possono non trovare le parole adatte, possono avere difficoltà a comunicare con te. Loro con mille difficoltà, con mille sacrifici, attraversando tanti dolori, invece ce l'hanno fatta. E guarda questi operatori che hanno dedicato tutta e che dedicano tutta la loro vita a sollevare le persone come te. Quindi non sei solo, ci sono delle possibilità concrete e sono alla portata di tutti. Tutti siamo convinti in questa piazza, ma non solo in questa piazza, che in assoluto e in modo particolare per le dipendenze non c'è mai nulla di ineluttabile e di definitivo. E tutto questo non per invocare norme, per parlare di percentuali, di principio attivo, di grammi, microgrammi e così via. Tutto questo per essere realmente liberi, perché la libertà non è fare quello che si vuole. La libertà è mettere se stessi in condizioni di esercitare le responsabilità che la vita ci chiama a esercitare fino in fondo. Prima Safiria citava molto opportunamente quello che viene chiamato uno dei poeti maledetti, Charles Baudelaire. Ecco, io quella citazione vorrei riprenderla, perché la ritengo particolarmente efficace. Scrive Baudelaire: se esistesse un governo che avesse interesse a corrompere i suoi sudditi, non dovrebbe fare altro che incoraggiare l'uso dell'hashish. Ecco, in Italia oggi esiste un governo che non considera gli italiani sudditi, che non ha interesse a corromperli, che ha interesse a renderli totalmente liberi da ogni dipendenza. Viva la libertà, viva l'Italia. Grazie. Allora, grazie a tutti. Grazie, onorevole Mantovano. Vi prego tutti, tutti chi vuole, nella libertà per l'appunto, siamo chiamati a fare una bellissima foto in ricordo di questa serata, in questo grande abbraccio che diventa anche fisico, ragazzi, per voi, per i vostri genitori, per gli operatori, con le istituzioni e con chi è voluto venire questa sera. Tutti quelli che desiderate, venite dietro per una grande foto con Palazzo Chigi che riprodurrà. Ecco, guardate un attimo solo, ve le ripeto, posso farcela ma non da sola. L'indipendenza è stupefacente, la vita è bella senza droghe, intanto accomodatevi, le droghe sono catene, insieme si può, insieme è meglio, la droga è una strega, la droga è maestra dell'inganno, nessuno si salva da solo, la vita è stupefacente, per la vita contro la droga rinascere si può e la parola che ci tiene tutti è insieme, venite, venite a fare questa bellissima fotografia che rimarrà un ricordo di questa 37esima giornata voluta in questa forma, così in basso, così, così c'entrano tutti, siamo noi qua, così. Voi che siete sportivi, ragazzi, anche seduti, eh? Non siate timidi.
dalla regia dateci un segno di quando il tutto è fatto. Filippo mi dice ok? Aspettiamo? Con le luci non si vede se è ok o aspettiamo? Aspettiamo, perfetto. Grazie, grazie a tutti e buona vita libera.